Buon pomeriggio. E la tematica che affrontiamo questo pomeriggio riguarda lo studio ed in particolare andremo ad analizzare alcune tecniche che ci mettono nelle condizioni di studiare in modo efficace. E, proviamo a porci due obiettivi sicuramente diciamo importanti. E il primo è quello che riguarda la riflessione sul nostro metodo di studio, come noi generalmente studiamo. E il secondo è quello di conoscere delle tecniche per studiare al meglio in base al tempo a disposizione. E vedremo che il tempo è sicuramente una risorsa preziosissima che noi abbiamo a disposizione. E, allora, partiamo da un filosofo matematico, cioè da Cartesio, perché? Perché lui scrive un testo che è appunto il discorso sul metodo. Quindi già Cartesio parla di metodo. E nel 1637 ci diciamo, spiega che il metodo corrisponde a quella capacità che l'essere umano ha di dirigere in modo proficuo l'intelligenza. Quindi parliamo di metterci nelle condizioni di possedere un buon metodo di studio e questo quindi ci porta a trovare il modo più idoneo per impiegare le nostre risorse cognitive. Ok? Esiste un metodo? Come sappiamo benissimo, no, non esiste un metodo. Ci sono tanti metodi che possono essere utilizzati dalle persone nelle diverse condizioni, a seconda anche del tipo di compito, quindi del tipo di incarico che viene dato. È importante, diciamo, quindi utilizzare quelli che sono i metodi che per noi sono più consoni, sono più, diciamo, familiari, per utilizzare le nostre diciamo, capacità sia cognitive che quelle socio-affettive, nel senso che molto spesso noi poi ci troviamo nella condizione di studiare con altri o di dover diciamo, raccontare ad altri quello che abbiamo studiato, no? Quindi diciamo, una tecnica utile potrebbe essere quella appunto di immaginare anche una sorta di interrogazione, di discorso. Comunque poi lo vedremo. Volevo citarvi un altro personaggio che per quanto riguarda l'apprendimento è un personaggio importante che è Hermann Ebbinghaus che già alla fine del 1800 cerca di diciamo, fare un esperimento dando delle sillabe senza senso e cerca di capire quanto appunto le persone ricordano e si rende conto che dopo, diciamo, un apprendimento iniziale, le informazioni cadono, quindi il ricordo cade in maniera importante nelle prime ore per poi stabilizzarsi e questa si chiama curva dell'oblio. Questo è un concetto che, diciamo, riguarda più che altro le tecniche di memorizzazione. Ci sarà, diciamo, un altro webinar sulle tecniche di memorizzazione, però è utile perché? Perché noi per studiare in maniera efficace dobbiamo renderci conto anche di quanto riusciamo a memorizzare. Quindi Ebbinghaus ci suggerisce di dedicare allo studio sempre un tempo superiore a quello strettamente necessario. Quindi programmare quel qualcosina in più rispetto a quello che ci verrebbe naturale da programmare. Poi dice che sicuramente è di aiuto il fatto di parlare o di ripetere a voce alta,
apro parentesi, ci sono molte persone che si registrano, no? Quindi si registrano anche semplicemente un audio, poi dipende dal tipo di, chiaramente, esposizione che dobbiamo fare. E Abinoff ci suggerisce anche di distribuire lo studio, su questo concetto poi torneremo, e se pensiamo che dall'altra parte ci sia un insegnante, dovremo in qualche modo cercare il più possibile di seguire il ritmo delle spiegazioni del docente, per darci anche il tempo di assimilare i concetti e di fare delle eventuali domande. È importantissimo frazionare l'impegno, pianificare lo studio e, ultimo elemento, e non perché ultimo, meno importante, è quello dell'effetto seriale. Noi sappiamo che tendiamo a memorizzare facilmente o a prestare maggiormente attenzione alle prime e alle ultime cose che vengono dette, quindi attenzione al cuore dell'articolo e quindi al contenuto che c'è nella parte centrale. Okay? L'essere umano ha questa tendenza e quindi anche noi, quando vogliamo essere efficaci nella comunicazione, dobbiamo sapere che le prime e le ultime cose che noi andiamo a sottolineare, i concetti che andiamo a spiegare, sono quelli che vengono maggiormente memorizzati. Però da qui proseguiamo e quindi possiamo distinguere due tipologie di apprendimento. C'è un apprendimento che viene definito massivo, che è quell'apprendimento dove c'è una grandissima concentrazione sul compito, un tempo limitato, lo sforzo che viene richiesto è uno sforzo intenso, spesso senza soste. Ed è un apprendimento che può essere anche, voglio dire, efficace, però è molto, molto più rischioso rispetto a un altro tipo di apprendimento, che è l'apprendimento distribuito. L'apprendimento distribuito è quello che permette una migliore assimilazione di contenuti e dà luogo ad un apprendimento più solido, okay? Più diciamo duraturo, e quindi su cui possiamo fare maggiormente affidamento. È chiaro che è un apprendimento che richiede una pianificazione maggiore, richiede appunto la distribuzione del contenuto e non sempre è possibile. Vediamo alcune tecniche banalissime, vero? E che di per sé, però, se usate bene, non sono, secondo me, così banali. Alcune tecniche per studiare meglio. Beh, prendere appunti è un qualcosa di utile? Allora, prendere appunti non è un'operazione passiva, come ho scritto qui. È un vero e proprio esercizio che aiuta ad ascoltare in maniera più attiva e ad operare una selezione e una sintesi dei contenuti. Prendo appunti, prendo una bozza di appunti, me li vado a rivedere a casa, ok? Se ho, diciamo, piacere, me li vado a risistemare, me li vado a colorare nel miglior modo possibile, me li vado a posizionare su una pagina come voglio io, perché sappiamo che esistono delle persone che, come dire, ricordano facilmente i contenuti anche a seconda della posizione in cui sono stati messi, perché parliamo anche qui, si aprirebbe un altro contenuto, parliamo di stili cognitivi, no? Sono le nostre modalità di elaborare le informazioni e ci sono delle persone che hanno uno stile cognitivo visivo spaziale più, diciamo, più importante rispetto ad altre tipologie di persone. Quindi prendere appunti non è sicuramente un'operazione passiva. Elaborare degli organizzatori anticipati, allora, per chi è dall'altra parte e quindi per i docenti, è utile per permettere allo studente o alla studentessa di entrare nell'unità concettuale e di sollecitare le curiosità e le aspettative. E se non siamo noi che dobbiamo spiegare, ma siamo noi che dobbiamo assimilare, in questo caso, potrebbe essere utile crearsi degli organizzatori anticipati, quindi incuriosirsi, cercare di capire, no, quelli che possono essere i contenuti principali, no, dell'unità o del contenuto che andremo ad affrontare. Poi sicuramente il riassunto, lo schema,
sicuramente può essere utile, è chiaro non per tutti, per qualcuno il riassunto non è assolutamente efficace, per qualcun altro sì, dipende anche qua, torno sul concetto degli stili cognitivi, degli stili cognitivi che noi diciamo utilizziamo, può essere molto utile fare delle mappe concettuali, più che subirle, farle. Qui abbiamo una persona importante, abbiamo Novak, Novak è colui che ha creato le mappe concettuali, ha parlato delle mappe concettuali, è uno psicologo costruttivista, quindi che crede moltissimo nell'elaborazione poi dell'informazione da parte del soggetto. E questi, ecco, alcuni spunti su tecniche che generalmente, insomma, conosciamo tutti molto molto bene. Quello che vedete qui è un cono dell'apprendimento che io avevo già utilizzato in un altro webinar in cui ho trattato la tematica dell'orientamento, perché il cono dell'apprendimento nasce per quanto riguarda lo studio appunto delle strategie efficaci per quanto riguarda l'apprendimento, però può essere utile anche in altri contesti. In questo caso lo utilizziamo proprio per l'apprendimento. E che cosa possiamo vedere da qui? Possiamo vedere che maggiore è il coinvolgimento e maggiore e più alta è la percentuale del ricordo. Quindi dopo 2 settimane le persone addirittura arrivavano a ricordare il 90% di quello che avevano fatto, dell'esperienza diciamo che avevano simulato, del fatto di aver quindi provato a fare un'attività, il fatto di aver fatto una presentazione sensoriale, vuol dire aver attivato più sensi. Vedete, se partiamo da un 10% e arriviamo ad un 90%, vedete che ci sono diversi passaggi e i passaggi vanno a coinvolgere più sensi. Quindi, da una semplice lettura, noi dopo 2 settimane ricordiamo generalmente, quindi a grandi linee, è vero, il 10%, riusciamo a passare ad un 70% se noi il discorso lo teniamo, ok? Se noi partecipiamo a una discussione, se noi facciamo delle domande. Per cui il coinvolgimento attivo è sicuramente importante in tutti i contesti, ok? E possiamo fare qualche riflessione sempre riguardo al coinvolgimento attivo. Possiamo pensare ad un bambino di 3 anni, prendiamo questa fascia d'età, torniamo un po' indietro e alcune ricerche dimostrano che i bambini nei primi 3 anni di vita imparano moltissimo. Perché? Beh, allora, il bambino impara giocando e impara divertendosi e stimola le capacità sensoriali. Ok? Il bambino è curioso, è in grado di esternare le sue emozioni, quindi di non trattenere il tutto, e ha tanta determinazione e voglia di riuscire. Allora, se noi da adulti riuscissimo a prendere qualche spunto dal comportamento di un bambino di circa 3 anni, potremmo sicuramente averne dei benefici. Quindi, se noi riuscissimo a fare quello che dobbiamo fare, a studiare quello che dobbiamo studiare, con un certo interesse, non dico con l'entusiasmo che è paragonabile a quello del gioco. Però se noi riuscissimo a studiare qualcosa che è interessante, che consideriamo, non lo so, anche utile, riusciremo sicuramente a studiarla in maniera più efficace. Quindi, perché? Perché andremo a stimolare una curiosità e anche a lavorare sulla determinazione, no? Sulla voglia di riuscire. E su questo ultimo punto vorrei spendere 2 parole. Non è tanto importante per il bambino raggiungere l'obiettivo con l'aiuto degli altri. Molto spesso è importante raggiungere l'obiettivo rendendosi conto che ce l'ha fatta, che ci è riuscito da solo. Il bambino prova moltissimo, fa molti errori e impara dagli errori.
per poter poi raggiungere l'obiettivo. Quindi la voglia di riuscire, la determinazione non sono legati completamente agli aiuti esterni, ma sono in particolare percepiti come un aspetto autonomo. E un altro elemento che è importante è che un bambino esterna le sue emozioni e noi adulti lo facciamo molto poco. Voi sapete quante energie noi dobbiamo utilizzare quando dobbiamo trattenere delle emozioni, quando non siamo in grado di esternarle perché non possiamo, perché ci hanno insegnato che in alcuni contesti non è possibile farlo. Allora, non sto dicendo che dobbiamo metterci come fanno i bambini a piangere, poi tutto d'un tratto a ridere. No, perché loro passano da delle emozioni molto forti e appunto le esternano tutte. Però riuscire anche a ritagliarci uno spazio per poter esternare le nostre emozioni, per poter parlare anche con delle persone, oppure facendo delle attività che ci danno che ci danno soddisfazione, che ci permettono di divertirci, può essere utile. Utile per far star meglio la persona e utile anche, dato che siamo qui per parlare di tecniche di apprendimento, utile per imparare. Molto bene, proviamo a vedere un ciclo che generalmente noi andiamo a percorrere, partendo dall'atteggiamento. E vi invito a leggere la frase tra virgolette, no? Sia che tu creda di farcela, che tu creda di non farcela, hai comunque ragione. Quindi dipende moltissimo dall'atteggiamento che noi abbiamo verso le cose. Allora, se abbiamo un determinato atteggiamento, andremo comunque ad influenzare un potenziale che noi abbiamo, ok? Questo potenziale andrà a condizionare delle azioni che noi quindi faremo, ok? Che porteranno ad ottenere dei risultati. I risultati in positivo e in negativo andranno a condizionare un ulteriore atteggiamento. Questo è il ciclo che generalmente noi andiamo a percorrere quando dobbiamo raggiungere un obiettivo, quando dobbiamo compiere una serie di azioni. Okay? La motivazione e quindi il desiderio, la volontà di imparare, di chiedere a se stessi anche qualcosa di più è, diciamo, l'ingrediente principale. Proviamo a vedere adesso, sempre avendo in mente uno schema di questo tipo, andiamo a vedere il compito nel circolo vizioso. Quindi abbiamo il compito centrale, diciamo che il compito non riesce, quindi non so rispondere anche semplicemente ad una domanda. Penso immediatamente che non sto andando bene, ho una caduta del mio livello di autostima che mi porta ad avere un aumento dell'ansia, che mi porterà di conseguenza ad avere delle aspettative di insuccesso, oddio, non so rispondere, che diventeranno delle interferenze per che cosa la domanda successiva. Questo è il circolo vizioso. E qual è il circolo virtuoso? Il circolo virtuoso è quello che si innesca quando ci viene fatta una domanda, sappiamo rispondere, pensiamo che stiamo andando bene, c'è un aumento del livello di autostima. C'è un'emozione contraria a quella dell'ansia, che è quella della fiducia, che mi porterà ad avere delle aspettative di successo, che mi permetteranno di concentrarmi ulteriormente su che cosa? Sul compito successivo. Attenzione all'ansia. L'ansia devia, ok, l'attenzione verso il compito perché mi porta ad avere una riflessione su di me negativa e quindi non mi permette di concentrarmi. Allora, la domanda che dobbiamo porci è, se siamo nel circolo virtuoso, non dobbiamo fare nulla, va bene così, ma quando siamo all'interno del circolo vizioso, quando ci viene fatta una domanda alla quale non sappiamo rispondere, come facciamo ad interrompere questo circolo vizioso? Proviamo adesso, nel corso di questo webinar, a trovare alcune strategie, ok? E innanzitutto allenare la concentrazione. Come potete vedere dall'immagine, qui abbiamo dei pesi, ok?
comunque qualcosa che ci permette di fare un esercizio, e guardate che semplicemente focalizzare l'energia mentale verso un oggetto o qualcosa per qualche minuto, adesso qui stiamo esagerando, ovvero 10 minuti, ma sono le indicazioni che troviamo su alcuni testi. Per alcuni minuti al giorno, può essere un'ottima strategia. Ci alleniamo a focalizzare la nostra energia mentale. Altro suggerimento: fare un qualcosa, un gesto, un rituale, dirci anche una parola che può essere concentrazione, concentrati, ci permette di entrare in un determinato stato mentale e di rimanere per un tempo sicuramente maggiore rispetto al fatto di cominciare senza entrare in questa logica. E poi sicuramente, ecco, è di aiuto avere tutto quello che ci serve, no? Per avere una panoramica completa di quello che dobbiamo fare, perché infatti poi parleremo anche di tempo. È chiaro che l'ambiente deve essere organizzato, deve essere un ambiente piacevole, perché? Perché l'ambiente piacevole mi permette di provare anche delle emozioni piacevoli, nel senso che per associazione tendiamo insomma a provarle. E lo stesso vale anche per il materiale che noi utilizziamo, lo stesso vale anche per una luce che può essere più adeguata, che per ogni persona può essere diversa l'una dall'altra. Ad avere un posto, ritagliarsi una nicchia, sì, uno spazio, ecco, in cui poter studiare, no? Potersi concentrare. E qui arriviamo a questa bella clessidra che trovate sulla mia sinistra. Noi dobbiamo porci delle scadenze. Le scadenze non sono quelle che ci pongono gli altri, ma sempre in un'ottica di coinvolgimento attivo ci poniamo noi delle scadenze che sono chiaramente, diciamo, diverse e in anticipo, tra virgolette, rispetto a quelle che ci vengono poste dagli altri. Ed è per questo che c'è tra i 4 punti che trovate scritti qui davanti a voi. Trovate il fatto di sovrastimare, sovradimensionare il nostro programma in modo da avere dei margini di sicurezza, no? E allora è per questo che dobbiamo porci delle scadenze, perché gli imprevisti accadono, fanno parte, gli imprevisti della normalità, non sono qualcosa di anormale, fanno parte della normalità. Quindi dovremo metterci nelle condizioni il più possibile di organizzarci, considerando che potrebbe accadere, insomma, che un giorno non riusciamo ad avere tutta quell'energia per poter studiare determinati concetti, o possiamo essere particolarmente stanchi, o possono accaderci delle cose che non dipendono dalla nostra volontà. Un altro, diciamo, suggerimento che può essere utile è quello di studiare in cicli. Di per sé anche qui non c'è una situazione così innovativa che io vi sto descrivendo. Cioè, sono anni che gli esperti ci dicono che dobbiamo studiare in cicli di 45 minuti più 15. Cos'è che c'è di interessante qui? Perché vi ho messo questa frase? Perché questa frase, come potete vedere, ha quei 5 minuti per fare un check-up degli argomenti affrontati. Quindi, tra il tempo in cui noi ci concentriamo, che guardate che 40 minuti sono tanti, potrebbero essere anche 20, ok? Dipende dai tempi di attenzione che possiamo avere, ok? Siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro. Quindi studio e quindi seguo un ciclo, mi fermo, faccio una piccola pausa, dopodiché quando riprendo, ok, vado a riprendere prima del nuovo contenuto l'argomento che ho appena affrontato. È un mini ripasso che io vado a fare, che mi permetterà di riprendere i concetti e di collegarli al meglio. Poi sicuramente c'è il fatto di avere un'agenda, no? Di avere un programma giorno per giorno, in base chiaramente all'argomento da affrontare. Vedremo poi che ci sono dei contenuti facili e dei contenuti difficili, per cui non tutti i contenuti richiedono lo stesso tempo, e dopo dipende molto dal nostro livello di preparazione precedente, no? Rispetto ai contenuti
che ci permettono di appunto capire i concetti nuovi. Vediamo che abbiamo un elemento importantissimo, come anticipavo inizialmente, che è quello del tempo. Il tempo è una risorsa invisibile, esauribile, è uguale per tutti, è inadattabile. Siamo noi che ci dobbiamo adattare al tempo. Il tempo passa per tutti nello stesso, diciamo, nello stesso modo. Però ecco, sul modo potremmo fare una piccola riflessione. Ci sono delle persone che lo sanno sfruttare bene, ok? E altre che lo sanno sfruttare meno bene. Quindi noi dovremmo orientarci appunto per riuscire a gestirlo e a sfruttarlo, dato che è una risorsa preziosissima, okay? Nel miglior modo possibile. Possiamo porci qualche domanda? Per esempio, che cosa faccio che non è affatto necessario fare? Cioè, ci sono delle attività che voi fate durante la vostra giornata che poi non sono così, così importanti, che non sono necessarie. Cosa faccio che potrei o dovrei far fare a qualcun altro se c'è la possibilità di delegare, okay, alcune mansioni? Cosa faccio che mi porta via più tempo di quanto dovrebbe? Quindi io pianifico un'ora, invece alla fine mi rendo conto che per quell'attività ho dovuto utilizzare 3 ore e non una. E che cosa faccio che fa perdere del tempo agli altri? Perché spesso ci troviamo a pensare che le persone e ci possono, come dire, far perdere del tempo perché ci possono fare delle domande, perché possono creare degli imprevisti, eccetera. Però sarebbe utile, sempre in un'ottica di miglioramento, riflettere anche noi se anche noi facciamo perdere del tempo agli altri, no? Allora, tutte queste domande le poniamo perché? Perché abbiamo bisogno di capire se le nostre azioni, se il nostro quotidiano va nella direzione adeguata per quanto riguarda appunto lo studio efficace, ok? E qui troviamo un modello, e adesso insomma io lo accenno solo, ecco, è un modello dei quattro quadranti dove noi dobbiamo capire che cosa è importante, che cosa è urgente, che cosa non lo è. Quindi ci sono delle situazioni che sono sia importanti che urgenti, quindi le dobbiamo fare e le dobbiamo fare subito. Altre questioni che sono urgenti ma non sono importanti, okay? Come per esempio le interruzioni, come esempio chiaramente. Ci sono altre questioni che sono importanti, se non importantissime, ma non urgenti, quindi tutto quello che è la preparazione, tutto quello che è la prevenzione, tutto quello che è la pianificazione. E poi ci sono altre faccende che sono non importanti e non urgenti. Allora, questi chiaramente sono solo degli esempi, però potrebbe essere utile riflettere e crearmi il vostro modello, no? E capire quali attività possono rientrare in questi quattro quadranti. Ci sono due tecniche che generalmente vengono utilizzate per quanto riguarda appunto la suddivisione e dello studio. La prima è proprio quella di scomporre l'attività e qui attenzione a scomporla bene, perché abbiamo detto che non tutti i contenuti ci richiedono allo stesso tempo. E poi c'è un'altra tecnica che i bambini sanno utilizzare molto bene, gli adulti meno, che è quella della ricompensa, cioè trovare una ricompensa allettante che vi concederete solo quando e se l'attività è stata conclusa, se siete arrivati alla conclusione dell'attività, se l'obiettivo è stato raggiunto, ok? Se il compito è stato finito, e se siete riusciti anche a concentrarvi, perché poi la concentrazione, come dicevamo prima, si allena, ok? Quindi, man mano che io mi metto nelle condizioni di imparare a concentrarmi, ci sono delle buone barra ottime possibilità che io ci riesca. Prendiamo qualche spunto per superare le difficoltà. Sicuramente la preparazione, ma anche la preparazione mentale, cioè il fatto di pensare di riuscire, che deve essere chiaramente collegata alla realtà. Quindi io
riesco a fare un qualcosa per cui mi sono preparata, che è la mia portata, d'accordo? E sicuramente importantissima è la motivazione, no? Il perché io voglio raggiungere questo obiettivo. E quindi la motivazione è la base del risultato. Può essere a livello, diciamo, di visualizzazione utile e sapere che cosa ci permetterà di raggiungere quell'obiettivo, che tipo di persona noi diventeremo, che tipo di emozioni proveremo nell'istante in cui l'avremo raggiunto. Anche questo può essere una visualizzazione utile per mantenere alto il livello di concentrazione. E poi anche questo può essere un qualcosa di estremamente semplice, però annotare il nostro obiettivo per iscritto è come se fosse il nostro compito quotidiano, oppure un obiettivo che annotiamo perché è un obiettivo che possiamo raggiungere nel lungo periodo, ok? Però lo annotiamo, l'abbiamo segnato. Allora poi diventa molto più semplice pensare a quelli che sono i passi, ok? Qui vi ho, diciamo, messo una serie di spunti molto, molto veloci, e alcuni di questi li abbiamo già trattati. Sicuramente studiare in modo attivo è utile, sicuramente programmare il tempo di studio è utile, distinguere i contenuti che sono facili per me rispetto a quelli difficili è molto utile, e questo lo facciamo meno, ok? Organizzare le informazioni in domande e risposte è estremamente efficace, secondo il mio punto di vista. Sono delle tecniche che si usano e che funzionano benissimo anche con l'adulto. Quando io ho bisogno di creare il mio contenuto, quindi prendere i contenuti da studiare, riprogettarmeli, ricrearmeli, farmi una mappa. Ecco, un'altra strategia, diciamo, attiva è quella di fare delle domande e organizzare delle risposte. Questo mi permette di attivare maggiormente la comprensione, perché la domanda mi mette nelle condizioni di seguire dei passaggi logici che appunto mi permetteranno di fare un certo tipo di ragionamento. Combinare il ripasso dall'alto con il ripasso dal basso. Quindi un ripasso globale, stile globale, con un ripasso analitico. Entro nel dettaglio. Vedo la foresta, vedo tanti alberi. Ok? Sono due visioni diverse. Noi siamo più propensi generalmente a una o all'altra. Generalmente. Ok? Quindi dobbiamo capire intanto qual è la nostra predisposizione ed attivare l'altra. Perché non serve solo il ripasso dall'alto, ma serve anche quello dal basso e al contrario. Altro elemento, combinare il ripasso veloce con il ripasso più lento, ok? Quindi un ripasso veloce, anche questo è un contenuto che per chi è interessato, insomma, andremo ad affrontare meglio quando parleremo delle tecniche di memorizzazione. Però ecco, il ripasso, diciamo, veloce è quello che, per esempio, andiamo ad attivare quando riprendiamo il contenuto. Quindi dopo la pausa subentra il ripasso veloce. Il ripasso veloce chiaramente del contenuto affrontato prima, 20, 30, 40, 45 minuti, dipende dal tempo che abbiamo utilizzato. Però vedremo che il ripasso veloce può riguardare anche dei contenuti studiati nei giorni precedenti. E combinarlo con il ripasso lento, quindi a fine giornata faccio un check di quelli che sono i contenuti studiati e poi anche il giorno successivo andrò a riprendere alcuni contenuti affrontati il giorno precedente. È chiaro che noi dobbiamo essere in grado di automonitorarci. Automonitorarci vuol dire che mi devo rendere conto se sono concentrato o non sono concentrata. E quindi se sono seduta da mezz'ora e in mezz'ora mi rendo conto che, passata magari la mezz'ora, avevo la testa da un'altra parte, quindi ho riletto la stessa frase per tante volte, forse è il caso di fermarsi,
di rendersi conto che si è attivato quello, che non era quello che ci ha permesso di, ci siamo messo nelle condizioni di sederci, e quindi piuttosto fare fermarsi, fare una pausa, prendere consapevolezza appunto che non siamo riusciti a concentrarci e valutare se è il caso di proseguire quel giorno oppure se è meglio cambiare contenuto o proseguire il giorno successivo. Per avvicinarmi alla conclusione, ripasso in maniera frequente e in maniera anche sistematica. Quindi ripasso tutti i giorni con una certa pianificazione e il più possibile, sempre in un'ottica di apprendimento e di coinvolgimento attivo, rielaborare, riorganizzare il ripasso in maniera personale, perché è come se poi diventasse un qualcosa di vostro e quello che è un qualcosa che ho creato io diventa per me più facile da gestire e anche forse più interessante da utilizzare. Qui vi ho inserito alcuni spunti bibliografici, alcuni tra i tanti, perché insomma c'è sempre molto da studiare, e che possono, diciamo, essere così darvi un'idea di alcune tecniche. Alcune di queste tecniche le ho inserite, le ho presentate, molte altre no. Vado a conclusione dicendovi che se siete interessati a delle tematiche che riguardano la memorizzazione e l'orientamento, troverete altri webinar che io, diciamo, ho registrato. E li troverete appunto sul canale di YouTube della Career Academy di Eurocultura e comunque mensilmente io tengo dei webinar al di là delle registrazioni su alcune tematiche che chiaramente riguardano questo tema. È un saluto a tutti. E buon pomeriggio.